costruire per il 20 settembre. Come ricordava Maurizio, il 20 settembre non è una manifestazione pubblica, non è una passerella, non è un modo per esibirsi e cercare l'applauso, però è un modo in cui, un momento in cui occorre ragionare rapidamente su come questo processo a sinistra per una costituente che riformi la sinistra va insediato immediatamente nel tessuto connettivo della politica del paese, perché domani potrebbe essere troppo tardi. Ed è un processo che va costruito senza padri fondatori, senza padroni di casa, senza rogiti notarili, ma provando a creare uno luogo, uno spazio di pari responsabilità, di pari sovranità, dove alla fine le grandi storie collettive, fuori dalla storia dei partiti, che hanno rappresentato però laboratori avanzati in questi anni, penso al lavoro fatto da Rita Borsellino in Sicilia nel Sud, storie individuali, personali, non solo di denuncia ma di affermazione di modi diversi di far cultura alla sinistra, come Monio Vadia, storie che rappresentano un pezzo del percorso politico di questo paese, possano assumersi con pari dignità, pari sovranità delle storie rappresentate dai partiti o da pezzi di questi partiti nel costruire un nuovo percorso politico. Il 20 settembre sarà l'incontro fra una trentina di compagni e di amici attorno a un tavolo che abbiamo scelto rotondo, perché non ci siano piedistalli, perché non ci siano ospiti né padroni di casa, e dove ciascuno parla per sé, ma tutti speriamo, è quello che vorremmo, forse il senso conclusivo di quella riunione con i compagni di Rifondazione Comunista, dei comunisti italiani che non hanno condiviso le scelte del loro congresso, con alcuni compagni dei Verdi, con questo mondo di una sinistra che è orfana non solo di una rappresentanza istituzionale, ma anche di una politica fattuale costruita giorno per giorno nei luoghi in cui la politica si costruisce. Provare a tirare fuori un percorso che ci faccia avere fin da domani nella costituente della sinistra una nostra ragione sociale, un nostro obiettivo, un nostro modo per rappresentare un punto d'arrivo. È un punto d'arrivo che va riempito di contenuti rapidamente. In questo io sono d'accordo con Mario Tronti, che sarà un altro dei nostri ospiti e che ha fatto un'analisi spietata col Centro della Riforma per lo Stato pochi giorni dopo il 15 aprile. L'ha intitolata 11 tesi per spiegare lo tsunami di questo voto che ha devastato la sinistra e il paese. E alla fine del suo ragionamento spiegava Tronti: ricostruire i segni, le cifre di una sinistra vuol dire da una parte avere il coraggio di ricostruirli anche portandoli oltre le culture antiche, consolidate culture politiche di riferimento, la tradizione socialdemocratica, la tradizione comunista, per capire se esiste uno spazio di ricerca che possa permetterci domani di immaginare in questo paese una sinistra capace di sostantivi più che di aggettivi. E dall'altra la responsabilità di cosa rappresenta questo lavoro di ricerca, che va insediato subito, ma che è lungo, difficile, perché vuol dire costruire un popolo, scriveva Tronti, riformare la politica, riformare la sinistra, i suoi linguaggi, il rapporto con questo paese, intervenire su questo senso comune che ormai aderisce come una seconda pelle sul centrodestra, entrare nelle carni vive dei processi politici che si sono svolti in questo paese. Non è cosa che si risolva né con un atto notarile, né con una riunione il 20 settembre, né con la fondazione di un partito, né con la costruzione di un nuovo simbolo da lanciare in campagna elettorale. Si costruisce un lavoro politico in cui ciascuno si mette in gioco, un lavoro politico di ricerca e di militanza, un lavoro politico, diceva lui, serve a costruire un popolo. Cari compagni, cari amici, forse questo è il tema che le elezioni di aprile ci propongono per la generazione che verrà, ma sulla quale la responsabilità intanto incombe su di noi. Forse dobbiamo ricostruire un popolo, non soltanto il modo in cui costruiamo opposizione sulla vicenda d'Italia, un popolo, cioè l'idea che questo popolo ha di sé, la sua consapevolezza democratica,
Il suo modo di essere soggetto della politica è complicato. Però dopo il 3,2% del 15 aprile, credo che oltre che essere complicato sia indispensabile ed urgente, e noi a questa urgenza non vorremmo sottrarci. Grazie.